ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di metal, ma non il metal che pensate voi, non il metal da frullini, quello velocissimo, doppio pedale, doppia cassa, cose velocissimo di tecce. No, calma. Voglio parlarvi di breakdown, che è una delle cose che a me piace più di tutto all'interno del metal. Io non sono un metallaro, non suono metal e non sono così bravo a suonarlo, sinceramente, sono sincero. Ma questa cosa del metal, i breakdown, mi piacciono tantissimo. I breakdown, per chi non sapesse, sono quelle parti all'interno di un brano metal, magari anche molto veloce, in cui il pezzo diventa veramente molto potente e si rallenta, si dimezza di brutto. Avete presente quando sentite tupa 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 tupa? Questi qua sono i breakdown. Quindi oggi voglio spiegarvi come suonarli, darvi tre idee, partendo dal semplice, andando a livello medio e poi arrivando a un livello difficile. Ve li suonerò su una base, ve li trascriverò, la base, il PDF lo trovate, li trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando ragazzi, una cosa che vi chiedo è quella di iscrivervi al canale, perché moltissimi di voi, lo vedo dalle analytics di YouTube, guardano i miei video ma non sono iscritti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, qui sotto trovate anche il link ai miei corsi nel caso foste interessati. Ma adesso non voglio dilungarmi troppo, quindi mando la sigla, vi spiego ancora alcune cosette e poi partiamo con i nostri breakdown di oggi. Per poterli suonare al meglio, questi breakdown, oggi mi sono ho dovuto prendere alcune cose da strumentimusicali.net. Ho una scatola, mi sono arrivati in questa scatolozza qua, non solo in questa, mi sono arrivati un po' di scatoloni in effetti, ma comunque intanto voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato tutto questo. Oltre la Pearl Decade che ho, che avete già visto in vari video, sono andato a prendere un set di piatti di UFIP, gli UFIP Tiger, perché questi piatti qua li ho già provati sul canale, ma ho voluto provarli all'interno di quello che è, secondo me, il genere perfetto per questi piatti, cioè il metal. Poi li sentirete. Oltre al set ho preso sempre di UFIP il China da 18, perché qui serve, e anche questo capirete il perché tra poco. Ho preso una pelle per la cassa, ho cambiato la pelle per la cassa, ho preso un Ambassador SMT, che è un Ambassador, proprio una pelle normale di 10.000 con intorno tutto il ring, devo dire un pochettino in stile EMAD di Evans, però vediamo come suona questa Ambassador qua di Remo. E infine rullante, ho preso il rullante Supra Light di Ludwig, l'ho tirato a bomba con un'altra pelle montata, non la sua perché era un po' troppo piena di armoniche eccetera, volevo qualcosa di più secco. E quale pelle migliore della General Dry di Evans, che lo ridico, qui lo dico e qui non lo nego, lo dico, la mia pelle preferita, è la pelle che preferisco da sempre, perché con quei buchetti veramente mi fa impazzire, perché non fa uscire armoniche fastidiose eccetera eccetera. Quindi grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato tutto questo, ma adesso è il momento di passare ai breakdown, quindi vediamo il primo. Ok, quindi avete sentito il primo groove, il primo breakdown, avete sentito che ho deciso di prendere anche la parte prima e la parte dopo di canzoni in cui ho suonato due groove
normali, li suonerò sempre uguali, quel primo e terzo groove all'interno della canzone. Quello che ci interessa di più è il secondo, quello in mezzo, quello dimezzato. Allora, partiamo dall'inizio però. Il primo groove che faccio è un groove semplicissimo, così almeno se volete suonarlo, dato che avete oltre il PDF anche la base qui sotto scaricabile. Il primo groove è un groove normalissimo con Charleston che suona in quarti, cassa che suona tutti i quarti e rullante che suona il 2 e il 4. 3, 4. Attenzione, perché ho deciso di suonare i quarti sul Charleston e non ho suonato ad esempio gli ottavi? Perché non ci sta assolutamente suonare gli ottavi, perché il pezzo non è ottavi sedicesimi binario, ma è ternario, quindi se provate a contarlo binario non ce la farete. Se lo conterete ternario invece riuscirete a sentire bene la pulsazione, la scansione di tutta la metrica all'interno del brano. Mi raccomando, quando suonate questo groove, anche se tutto in quarti, all'interno della vostra testa cantatevi le terzine, quindi ti 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 pa ti 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 pa ti 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 ta 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 ti 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 pa 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 tu. Sempre cantare le terzine, così da essere belli precisi. Ma andiamo a parlare del breakdown. Quindi breakdown in questo caso è il breakdown, diciamo, semplice. Oggi vi ho detto faccio uno semplice, uno medio, uno difficile. Quello semplice ha campana del ride, che è utilizzatissima all'interno dei breakdown, perché ha un suono che ti buca la testa, e qualsiasi potenza ci sia all'interno della musica, la campana del ride esce. In generale questi UFIP, soprattutto il ride della UFIP, il Tiger, buca sempre, sia che lo si suoni normale, sentite quanto ping ha, sia che lo si suoni con la campana. Dai microfoni probabilmente lo sentirete bene, bello eccetera, ma sentito di qua ha veramente un suono che ti entra nelle orecchie e veramente ti apre in due, ma per il metal è perfetto. Comunque, allora, quarti di campana. La cassa va a suonare sulla pulsazione 1 e sulla pulsazione 3 il primo e il terzo colpo di terzina. Quindi se la terzina è Napoli, suonerà Na e Li. Tum, tum. Questo su 1 e su 3, quindi pum, pum, 2, pum, pum, 4, pum, pum, 2, pum, pum, 4. Vi suono le terzine con la mano sinistra su Charleston, così avete tutta la metrica completa. Ho aggiunto anche il rullante che va sul 3, perché come abbiamo detto il breakdown dimezza. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Per dimezzarlo, se prima lo suonavamo sul 2 e sul 4, adesso abbiamo un rullante solo sul 3. Allora, velocizziamolo un filo. E questo è il breakdown. La parte dopo che ho suonato sul pezzo, quella sulla campana del ride, sempre, non ve la spiego ancora, ve lo spiego dopo, perché vabbè, poi capirete il perché. Comunque vi ho spiegato per adesso il primo breakdown e la prima parte di Charleston, tutto in quarti, che rimarrà sempre uguale. Ogni quattro battute più o meno, volendo potete suonare un crash bello potente. Vi consiglio di suonare
Crash China insieme, perché col China avete un altro, un'altra tipologia di accento, un'altra tipologia di potenza se dovete suonare Crash China insieme. China che potete utilizzarlo anche al posto della campana da ride. Di base questi groove che vi faccio vedere oggi io ve li suonerò con campana da ride e China, ma li potrete poi andare tranquillamente a utilizzare su tutti i piatti. Ha una potenza veramente assurda, è veramente molto cattivo. Andiamo avanti adesso, secondo breakdown. Allora, vi ho già spiegato, la prima parte suonata con Charleston aperto prima del breakdown. Non vi ho detto ovviamente che c'è una pausa, ma 1, 2, 3, 4, pa, tun tun, pa, tu, quindi ci sono quei due quarti di pausa. 1, 2, pum pum, pa pum, questa cosa qua. Ma passiamo al breakdown, di questo breakdown livello medio, dove praticamente vado a suonare quelle che vengono chiamate le terzine di quarti, con la campana e successivamente in un altro modo, ma poi vi spiego. Con la campana vado a suonare le terzine di quarti. Cosa vuol dire? Vuol dire che vado a suonare in pratica, se noi pensiamo alle terzine normali, vado a suonare primo colpo di terzina, terzo colpo di terzina, secondo colpo di terzina. Quindi se io ho due terzine, Napoli, Napoli, nella prima terzina vado a suonare primo e terzo colpo, Napoli, e nella seconda terzina vado a suonare solo il Po di Napoli, cioè il secondo colpo, quindi Napoli, Napoli. Praticamente un colpo lo suono, un colpo no, un colpo lo suono, un colpo no. In questo modo, se io ho le terzine, vado a suonare questa cosa sul ride, cassa che segue pedestralmente il ride. E rullante che va a infilarsi sul 3, quindi ve lo faccio un po' più lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Quindi arrivando dal groove prima, dà veramente quello forse un po' più strano da sentire, questo qua per sta campana che sembra all'inizio fuori tempo, poi in realtà è giusta. In aggiunta, volendo, si possono inserire alcune ghost per completare con la mano sinistra, andando praticamente alla fine a fare dei colpi singoli, quindi... Questa cosa delle ghost secondo me aiuta molto, più che altro perché questo è un suono di rullante bello secco. Qui potete suonare le ghost anche un po' più alte, quindi non troppo ghost, ma dei fantasmi che un po' si sentono. Questo rullante, tra l'altro, devo dire che l'ho tirato di brutto, è un Supra Light di Ludwig, come vi dicevo, l'ho tirato di brutto, gli ho messo la General Dry e come suono mi piace veramente un bel po'. Volendolo potrei tirare ancora un filino e
mi piace, acciaio super leggero, quindi super trasportabile, bello. Ultima cosa che vi voglio dire di questo breakdown è che nella seconda parte sono andato a splittare i colpi con la mia mano destra, quindi ho suonato una volta il ride con la campana, una volta il china, una volta. Non è così semplice, ma è una cosa che si usa tantissimo, sia nella musica metal, sia ad esempio se ascoltate Dream Theater, Mike Portnoy lo utilizzava veramente tanto. In pratica è, anziché suonare questo, si va a fare un colpo un colpo. Fighissimo. Provateci, potete fare questo split tra campana del ride e china, tra crash e china, è veramente una figata e dà quel sapore un po' particolare a tutto ciò che state suonando, quindi non è un groove normale, diciamo. Infine, ultimo breakdown finale. Non vi ho spiegato prima il groove, ve lo spiego adesso, il groove finale, anzi ve lo spiego alla fine di tutto, se è il groove finale, proprio quello sul ride che vi dicevo, ve lo spiego dopo, poi non ve l'ho spiegato, ma non fa niente. Allora, qui andiamo per step, quindi primo groove, secondo groove, terzo groove. Primo groove di questa, sempre di questa canzone, sempre Charleston, sempre tutto uguale, tutti i quarti. Arriviamo al breakdown difficile, quindi livello alto. Allora, qui abbiamo, torniamo con i quarti sulla campana del ride o sul china, perché poi anche qua lo uso prima uno, poi l'altro. Andiamo a suonare una cosa molto particolare di cassa e rullante, quindi qui andiamo in terzine e andiamo a fare sempre questa cosa, cassa, cassa, rullante, pausa, cassa, cassa, rullante, pausa, quindi cassa, cassa, rullante, pausa, cassa, cassa, rullante, pausa, è in pratica un gruppo di note e pause di 4, questo significa che in terzine col 4 va a incasinare un po', ma è proprio quello che vogliamo, perché in pratica noi avremo dei controtempi, quindi noi andremo a fare cassa cassa rullante pausa cassa cassa rullante pausa, quindi vedete che non si capisce che sono terzine, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 è quello che viene chiamato 4 sul 3, quindi andare a inserire 4 note, dei gruppi di 4 note all'interno di una terzina. Questo è difficile per quanto riguarda principalmente la coordinazione, ma mettetevi lì pian pianino, cercate di capire quali sono tutti gli incastri che ci sono da fare e poi vedrete che lo farete senza problemi. Quindi 3, 4...
Quindi questa appunto coordinazione, ma volendo si fa abbastanza tranquillamente. Già che ci siamo, vi parlo dell'ultimo groove che c'è, che non ve ne ho mai parlato, volevo parlarvene prima, mi sono dimenticato, ma comunque l'ultima parte dopo il breakdown vado a fare un groove in cui suono le terzine di quarti sul ride e il rullante sul 2 sul 4, quindi praticamente è il groove di prima, il groove, il breakdown di prima, il breakdown 2, quello di medio livello, ma con il rullante su 2 e 4, quindi 3, po. Abbastanza semplice perché sono tutti singoli, tic titta tic 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 tic, e volendo possiamo fare sempre delle ghost, tranquillamente sempre delle ghost. Quindi ho finito qua, trovate la base, il PDF scaricabile e tutti i link dei prodotti qui sotto in descrizione. I piatti, devo dire, tutto vi consiglio, ma i piatti devo dire che sono veramente veramente una bomba per questo genere. Mi sono piaciuti veramente, li ho già provati, ma per questo genere mi sono piaciuti tanto. Come si chiama? Del suono del rullante ve ne ho già parlato, super secco, e la pelle del rullante in questo stile un po' Evans, diciamo, diremo, mi è piaciuta, bella potente, e soprattutto voglio che mi scriviate qui sotto ok, qui sotto cosa ne pensate di queste pelli e in generale di questi suoni che ho tirato fuori oggi. Comunque andiamo di là e finiamo questo video, ci salutiamo e vi dico ancora alcune cosine. Ok ragazzi, molto bene, il video può finire qua, spero che questi breakdown vi siano piaciuti. A me, vi dico la verità, piace e gasa veramente tantissimo suonarli, perché mi danno proprio potenza senza dover fare una fatica pazzesca, cioè, perché la cosa della potenza nel metal c'è, ma molto spesso è data da delle doppio pedalate pazzesche, dei colpi strani, una tecnica assurda che io non ho. Quindi oggi con questo video ho voluto farvi vedere i breakdown che potevo permettermi anche come tecnica. Ovviamente questi non sono gli unici, questi volevano essere dei groove, dei breakdown a livello di difficoltà. Ce ne sono di molto più semplici, ce ne sono di molto più difficili. Ovviamente all'interno del breakdown si può sdoppio pedalare velocissimo, comunque metterci anche lì delle cose super tecniche. Vi ricordo che trovate qui sotto in descrizione sia la base scaricabile sia il PDF. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato tutti questi prodotti che mi hanno aiutato a fare questo video sul metal. Qui sotto in descrizione, no, qui sotto, sì, beh, qui sotto in descrizione trovate tutti i link di tutti i prodotti, dei PDF, dei miei corsi, tutto quanto, ma soprattutto qui sotto nei commenti andate a scrivermi se volete innanzitutto altri video sui generi musicali e quali generi musicali, e seconda cosa, scrivetemi in generale che cosa ne pensate di questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci possiamo vedere al prossimo video, direi, perché non ho più nient'altro da dirvi, direi proprio di sì. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao.